SIC, società italtecnica Cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC è a Cesena in via Olivetti 85, zona industriale Pieve Sestina. Infotech, il partner HP in Romagna. Frigoriferi industriali, soluzioni all'avanguardia nella refrigerazione industriale. Ha fatto una cosa atroce. La madre di Youssef Zaghbaon degli attentatori di Londra racconta di quanto accaduto al figlio. La donna vuole incontrare i giovani della comunità islamica per parlare di pace. Ancora non sa se tornerà a vedere dall'occhio sinistro Jessica Notaro, sfregiata dall'acido lo scorso 10 gennaio. Dopo 3 interventi chirurgici, la giovane è attualmente in attesa di un trapianto di cornea. Un'importante testimonianza che ha portato in carcere 40 persone parla Adelina, ex prostituta scappata dalla schiavitù. La donna adesso è un'attivista contro la tratta delle schiave del sesso. Presentata questa mattina in comune a Forlì la nuova carta d'identità elettronica, dal 12 giugno sarà possibile avviare la procedura per riceverla. Avrà un costo superiore alla sua versione cartacea. Svelato il programma della Notte Rosa 2017 in una conferenza stampa tenutasi a Milano. Tantissimi turisti attesi da tutta Italia per quello che viene definito il capodanno dell'estate. Volley, l'Olimpia CMC Ravenna supera anche in gara 2 Montella nella finale playoff e sale così in A2. La squadra di Brevigliieri ha saputo rimontare le campane e superarle in volata al tie break. Questo è il telegiornale della Romagna. In studio Francesca Leoni. Salve a tutti e benvenuti al TG di Teleromagna. Partiamo subito con il nostro primo servizio di oggi. Youssef ha fatto una cosa atroce, non avrei mai pensato che potesse succedere. Sono le parole di Valeria Collina, madre del giovane 22enne Itol Marachino, che è stato uno degli autori dell'attentato di Londra. Il servizio. Orribile. Assolutamente orribile, inconcepibile, cose che non devono assolutamente accadere. Non ci sono parole, cioè è troppo grande. Voglio dire solamente che capisco il loro dolore perché è quello che provo anch'io come madre. Non so se ha senso chiedere perdono, se avesse senso lo chiederei. Un dolore troppo grande, difficile da sopportare e impossibile da dimenticare. La voce è di Valeria Collina, madre di Youssef Zaghba, uno degli autori dell'attentato di Londra. L'abbiamo incontrata nella sua abitazione a Fagnana, frazione di Castello di Serravalle. Il volto incorniciato dal velo nero, un abito viola e lo sguardo commosso. Non ha voluto mostrarsi alle telecamere e parlando a bassa voce ha ricordato il figlio e la sua decisione di vivere in uno stato islamico. Quando mio figlio voleva andare in Siria? Sì, quando suo figlio voleva andare in Siria. 2015, quello che lui ha detto, e io gli ho creduto, era non per combattere, ma per vivere in uno stato islamico. Farsi una famiglia e lavorare, cose comunque con cui io non ero d'accordo, e gliel'ho detto. Io pensavo che da quando era a Londra, e lavorava, e lavorava molto, e aveva anche avuto un lavoro migliore, lui si fosse messo in pace con se stesso, okay. E quindi fosse tranquillo. È stata Valeria a correre all'aeroporto Marconi quando Youssef è stato fermato con un biglietto di sola andata per Istanbul nel marzo 2016. No, lui non era pericoloso. Lui, cos'è il suo reato? Voleva andare a Istanbul. Aveva uno zainetto, non molti bagagli, aveva il biglietto di sola andata. E quando gli hanno chiesto cosa vuoi fare in Istanbul, lui, che conosce male l'italiano, ha fatto un lapsus e ha detto il terrorista invece di dire il turista. L'hanno fermato per questo, non c'è niente, lui non ha fatto niente, la polizia italiana non ha potuto fare assolutamente niente perché lui non ha fatto niente. La Digos ha seguito gli spostamenti del ragazzo e gli ha anche parlato in diverse occasioni. Tutte le volte che veniva qui qualcuno lo aspettava al di sotto della scaletta dell'aereo e qualcuno veniva a casa a parlargli.
Ha fatto un lavoro molto, molto bello, considerativo. Io non ho mai supposto che lui potesse fare qualcosa di violento, però io ho agito moltissimo per tutto, per quello che potevo a questo livello, con molto dialogo. La donna fa parte di una comunità islamica dove, ci ha detto, ha intenzione di parlare ai ragazzi più giovani. Io faccio parte di una comunità islamica, quindi posso decidere di impegnare quello che mi resta da vivere per combattere questo, con una conoscenza dell'Islam vero soprattutto, perché secondo me molto spesso c'è da una parte l'ignoranza. Carabinieri hanno smantellato un giro di droga tra la capitale e la Romagna. L'arma romana, coadiuvata dalla compagnia di Meldola nel Forlivese, ha chiuso un canale di rifornimento di marijuana diretto ai locali del Forlivese. Tre persone sono finite in carcere, quattro agli arresti domiciliari, mentre per un'altra è stato notificato l'obbligo di firma. Secondo quanto emerso, la banda capitolina gestiva un volume d'affari di diverse migliaia di euro di sostanze vendute al mese e aveva come riferimento romagnolo un noto personaggio del mondo della notte locale. Cambiamo argomento, la riminese Jessica Notaro rischia di perdere la vista dopo l'aggressione con l'acido dello scorso 10 gennaio. Ascoltiamo le ultime sul calvario della giovane. Nel parcheggio di fronte casa, dopo che le era appena stata svuotata una bottiglietta di acido corrosivo sul volto, Jessica Notaro chiedeva aiuto e supplicava Dio: prenditi la bellezza, ma lasciami la vista. Dopo sei mesi di calvario, l'occhio sinistro della 28enne riminese non è ancora tornato a vedere e non si sa se ci riuscirà. La vittima dell'aggressione si è sottoposta a 3 interventi chirurgici all'occhio, altri 2 alla pelle, ed è in attesa di un trapianto di cornea. Ma anche dopo quest'ultima operazione non è detto che tornerà a vedere. Troppe le variabili in gioco. I danni subiti quella maledetta fredda notte del 10 gennaio scorso hanno ferito la giovane per sempre nell'animo e nel fisico. Ex donna di spettacolo, Jessica era pronta a cominciare una nuova carriera da cantante, già apprezzata anche in America Latina per via dei suoi testi in spagnolo. Ma la sua dolce, calda voce dovrà ancora attendere prima di esibirsi. La riminese deve concentrare le energie sui suoi problemi di salute e sulla vicenda giudiziaria. Tra qualche settimana testimonierà in aula contro il suo ex compagno Edson Tavares. Gli agenti della polizia di Faenza hanno denunciato un 46enne per truffa. Tutto è iniziato quando un 41enne faentino ha risposto ad un'inserzione per la vendita di una console pubblicata sul sito di annunci online. I due hanno convenuto per la transazione una cifra di 250 euro. Il 41enne ha effettuato una ricarica per la somma pattuita, ma dopo aver atteso diversi giorni non ha ricevuto la merce pagata. E nei giorni seguenti ha tentato inutilmente di contattare l'interlocutore, il quale non si è mai fatto sentire. Gli investigatori faentini, dopo un'accurata attività di verifica, sono riusciti a identificare l'autore dell'annuncio, un 46enne ravennate, già noto alle forze dell'ordine, per reati analoghi. È riuscita a sfuggire alla mafia della prostituzione e le sue denunce hanno messo in carcere 40 persone. Oggi è un'attivista contro la tratta delle schiave del sesso. Sentiamola. A 19 anni le è stata strappata la vita di dosso. Sequestrata mentre tornava a casa, violentata dal branco, venduta alla racket della prostituzione per 2000 euro e spedita in Italia. Era obbligata, sotto minaccia, a cedere il proprio corpo notte e giorno. Le diamo appuntamento nella via del mercato del sesso di Rimini. Le ragazze che si prostituiscono sul lungomare di Rimini, e tutta Rimini provincia e non solo, sono corpi in vendita offerti per mano della criminalità organizzata. Nessuna di queste ragazze lo fa per libera scelta. Al quarto anno di schiavitù, Adelina è riuscita a fuggire dal suo protettore dopo avergli fatto guadagnare 3 milioni di euro. A lei nemmeno un centesimo. Venire in questo viale dove ci sono tante ragazze giovani che si prostituiscono, che effetto ti fa? Quando vedo questa ragazza vedo me stessa. Io voglio salvare, voglio fare qualcosa per queste ragazze. Non ce la faccio girarmi dall'altra parte. La prostituzione non è solo una questione di decoro urbano, afferma. Bisogna multare i clienti, non le schiave. Combattiamo la racket alla radice. Dobbiamo
dobbiamo fare tutto al contrario, cioè vale a dire di andare a controllare quelli che caricano le ragazze e le scaricano, le mettono lungo le strade. Noi quelli dobbiamo andare a controllare, a fare delle maxi repressioni veramente. In comune ha incontrato vice sindaco e consiglieri e ottenuto una commissione auditiva sul tema della tratta di schiave. Ho percepito un buon animo della giunta del comune di Rimini. Io supplico i cittadini di Rimini, cercate di non andare da queste ragazze a acquistare la posta a pagamento, perché queste potrebbero essere le vostre sorelle, potrebbero essere le vostre figlie. 15 imprese operanti nel settore della vendita di merci online, tra cui due con sede a San Marino, erano sconosciute al fisco e avrebbero omesso di dichiarare i ricavi per 80 milioni di euro. A Rimini è stato individuato il magazzino dove veniva stoccata la merce. L'indagine dal nome Mercurio Web, fermata dalle fiamme gialle di Rimini, si è conclusa con il sequestro di beni per oltre 33 milioni di euro. Le altre società avevano sede a Roma, Napoli, Caserta, Pisa e Pescara. Tra i denunciati per associazione a delinquere finalizzata all'evasione fiscale, l'internazionale, c'è una 44enne di Sant'Arcangelo di Romagna. Parliamo d'altro. Nel 2016 in Emilia-Romagna sono stati risparmiati centinaia di milioni di euro ed immessi nell'ambiente meno gas nocivi, come lo scopriamo dal nostro servizio. Una grande mano all'ambiente, ma anche un cospicuo risparmio per le tasche di imprese e famiglie. L'utilizzo del gas a metano per i mezzi su strada ha permesso nel 2016 in Emilia-Romagna di risparmiare 417 milioni di euro, con una minore emissione di anidride carbonica nell'aria pari a quasi 324.000 tonnellate. Questi dati diffusi dal centro studi Promotor in occasione degli eventi legati al G7 di Bologna sull'ambiente. La provincia più virtuosa della nostra regione è proprio quella bolognese, a svettare invece tra le romagnole e Ravenna, con un calo della spesa per carburante di 53 milioni di euro e una diminuzione delle emissioni nell'atmosfera di 41.000 tonnellate. Segue Forlì Cesena, con un risparmio di 45 milioni ed emissioni scese di 35.000 tonnellate. Penultima nella classifica regionale si piazza Rimini. Allargando l'orizzonte al panorama italiano, i risparmi nel 2016 legati all'utilizzo di mezzi a metano ammontano a quasi 2 miliardi di euro, mentre le minori emissioni di CO2 sono state di quasi 1,5 milioni di tonnellate. Nel paese, la città in assoluto con più mezzi a metano è Ancona. Quasi il 15% dei veicoli si alimenta con carburante ecologico. Se questa percentuale venisse estesa all'Emilia-Romagna, si raddoppierebbe sia il risparmio economico che quello ambientale. L'alma mater bolognese, che comprende le sedi distaccate romagnole, si conferma istituzione di prim'ordine nel panorama internazionale. Per la prima volta 4 università italiane sono tra le prime 200 al mondo. Secondo una delle più note classifiche internazionali, la QS World University Rankings, sono il Politecnico di Milano, che si posiziona al 170° posto, guadagnando 13 posizioni, confermandosi la prima università italiana. Segue l'Università di Bologna, 180°, sale di 20 posizioni, e per la prima volta entrano nella classifica Scuola Superiore Sant'Anna Pisa e la Scuola Normale Superiore, entrambi al 192° posto. Al vertice della classifica si afferma per il sesto anno consecutivo il Massachusetts Institute of Technology americano. Passiamo ad altro. Assemblea oggi a Roma per la Confcommercio. Col presidente dell'Associazione Cesenate abbiamo parlato di una novità annunciata dal ministro Calenda: non sarà aumentata l'IVA. Vediamo. L'IVA non verrà aumentata quest'anno, è soddisfatto? Direi che è stata una gran bella notizia. Il fatto che non venga aumentata l'IVA è sicuramente una notizia fondamentale per la nostra economia e per il nostro paese. Sarebbe stato una tegola disastrosa che si sarebbe abbattuta nei consumi e quindi di fatto nell'economia. Quindi questa è una gran bella notizia. Si è parlato anche di Bolkestein. Da questo punto di vista il ministro è stato, diciamo, pragmatico, ha cercato forse di accontentare un po' tutti. Il governo comunque interverrà sulle concessioni. Che cosa ne pensa? No, direi che anche sulla Bolkestein il ministro è stato molto chiaro, cioè almeno dal suo punto di vista lui dice le concessioni demaniali
devono avere un costo sicuramente superiore a quanto hanno costato fino ad oggi. Cioè, in pratica dice che non si possono incassare solo 100 milioni all'anno. Nello stesso tempo dice, è chiaro che le concessioni, chi ha in mano la concessione ha diritto a vedere remunerato gli investimenti fatti nel bagno nel caso dovessero andare a bando. Cioè, quindi ha dato un colpo alla botte, un colpo al cerchio. Io non so quale sia la strada giusta, però quello che mi fa ben sperare è il fatto che il governo abbia deciso di poter mettere in campo una soluzione a questo grande problema che nel nostro territorio avrebbe un peso importantissimo. La fiera di Cesena nel 2016 ha raggiunto 4,7 milioni di fatturato, con una crescita del 21% e un utile netto di 150.556 euro. Ha completato il restyling del quartiere fieristico, ha avviato il percorso di privatizzazione della società e ha visto il boom di Macfrut, il principale asset da cui deriva l'80% dei ricavi. Questi gli elementi salienti del bilancio di Cesena Fiera, approvati dall'assemblea di bilancio. Negli ultimi mesi è stato concluso il processo di vendita del 60% del capitale detenuto dai soci pubblici Provincia di Forlì Cesena, Comune di Cesena, Comune di Longiano. A soggetti privati è oggi la compagine sociale formata da 18 soci, di cui 3 pubblici e 15 privati. Un'importante novità in arrivo dall'ufficio anagrafe è stato civile del Comune di Forlì. Dal 12 giugno sarà possibile avviare la procedura per ricevere la carta di identità elettronica e servizio. Siamo nella sala del Consiglio del Comune di Forlì perché oggi si approfondirà una novità, la carta di identità elettronica. Dal 12 di giugno il Comune di Forlì inizierà l'emissione della carta d'identità elettronica in base alle disposizioni e alle procedure che ha definito il Ministero dell'Interno. Si tratta di una rivoluzione nelle modalità di rilascio sia dal punto di vista del Comune sia dal punto di vista del cittadino. In particolare, la procedura prevede l'acquisizione da parte del Comune delle impronte digitali, della foto, dei dati anagrafici dell'interessato e eventualmente anche il consenso o meno alla donazione degli organi. Quindi il cittadino si dovrà recare in Comune per espletare questa procedura e il Comune trasmetterà telematicamente questi dati al poligrafico ESECA dello Stato, il quale entro 6 giorni dal momento della richiesta, quindi al momento in cui il cittadino sarà recato in comune, recapiterà direttamente al cittadino a casa o all'indirizzo che lo stesso cittadino sceglierà la carta di identità elettronica. Questa carta di identità elettronica, sempre per espressa disposizione del Ministero dell'Interno, avrà un costo superiore a quello della carta cartacea, e infatti avrà un costo di 22 euro a carico del cittadino. È stato presentato ufficialmente a Milano il programma della Notte Rosa 2017. Tanti gli artisti coinvolti, da Lift Fiba, Samuele Bersani, fino ai The Colors e Paola Turci. E poi ancora dei giornalisti e tanti altri. Vediamo. Siamo a Milano, in via Savona, per la conferenza stampa della Notte Rosa 2017 della Riviera Romagnola. È l'evento più importante dell'estate di Romagna, quasi un secondo capodanno, che coinvolge anno dopo anno amministrazioni pubbliche ed operatori privati. Quest'anno il tema è Together, assieme, uno slogan quasi a voler sfidare le paure e le incertezze che attanagliano il mondo in questi tempi. La Notte Rosa è il capodanno dell'estate italiana e solo la Romagna si poteva inventare un secondo capodanno. È una risposta molto chiara che noi diamo mettendo in campo, come dire, questo spirito, il carattere di questa terra che di fronte alle paure del mondo non si rintana in casa. Il rosa sconfigge il nero del buio, delle paure che stanno tentando di colpire anche l'Europa, le nostre città. Noi spalanchiamo le finestre, spalanchiamo le porte e con la magia di 110 km di costa. Il sistema turistico della regione Emilia-Romagna, pubblico e privato, è un sistema difficile da sostenere perché è un dialogo continuo dove diversi soggetti pubblici e privati che magari hanno visioni diverse si devono confrontare per trovare una linea unica. Questo confronto però ha portato ad una crescita culturale e di consapevolezza maggiore delle potenzialità che il territorio ha e che deve saper sviluppare. Per cui c'è stato sempre di più la consapevolezza dell'obiettivo dell'innalzamento della qualità.
L'arte da riciclare al via alla Sala Annunziata di Imola, SCART, mostra d'arte contemporanea. I dettagli nel nostro servizio. 1000 perline, 800 paillette, 900 bottoni, 150 cerniere lampo. Sono davvero tanti i numeri della mostra SCART inaugurata alla Sala Annunziata di Imola. E sono tanti soprattutto perché sono tutti rifiuti che grazie all'arte hanno trovato una nuova funzione. La mostra è ad ingresso libero e resterà visitabile fino al 25 giugno. Dare valore ai rifiuti tramite l'arte. Questo è il progetto che nasce dietro questa mostra, è stato portato avanti da un'azienda del nostro gruppo, del gruppo ERA, ormai da diversi anni, con la collaborazione dell'Accademia delle Belle Arti di Firenze e l'Accademia delle Belle Arti di Bologna più recentemente. Sono opere interessanti, credo che il messaggio di questa opera sia un messaggio da un lato etico e dall'altro culturale. Culturale perché queste opere sono realizzate da ragazzi che sono ai loro primi passi come artisti, ma già hanno un'impronta importante, richiamano periodi storici anche più recenti dell'arte contemporanea. È etico perché è un modo per dare valore ai rifiuti, cioè i rifiuti che vengono percepiti come un elemento negativo sono qui riportati a vita e a valore attraverso delle opere che credo siano piuttosto interessanti e accattivanti per come sono state pensate e realizzate. Questo è un progetto che naturalmente dal punto di vista del gruppo ERA è importante perché è anche un altro modo per far vedere come l'azienda in modo innovativo prova a pensare a come riutilizzare e ridare nuova vita ai rifiuti che di solito una volta si gettavano. C'è la combinazione di due elementi fondamentali. Uno, la prospettiva dell'economia circolare, cioè non si butta via niente, si cerca di utilizzare gli oggetti, le cose fino alla loro ultima vita. Dall'altra, l'inventiva, l'innovazione che solo la mente umana e le abili mani sono in grado di mettere in campo. Spazio ad altre notizie con le brevi. Cesenatico. I carabinieri hanno denunciato un rumeno senza fissa dimora per aver scippato una 76enne. Inseguito dalla vittima, avrebbe tentato di fuggire, strattonando la signora. L'anziana, nella colluttazione, sarebbe andata a sbattere contro un carrello. Ora l'uomo è accusato di rapina impropria e lesioni personali. Forlì. Dei ladri, grazie all'ausilio di un flessibile, avrebbero forzato una colonnina del self-service di una distributore di benzina, scappando con il denaro. Il bottino è in via di quantificazione esatta, ma si tratterebbe di alcune migliaia di euro. Rimini. In zona Marina Centro, questa mattina i carabinieri hanno controllato due abitazioni, di proprietà di italiani, scovando 28 bengalesi che dormivano ammassati su materassi in condizioni igieniche precarie. Milano. Va al regista cesenato Romeo Castellucci della Societas Raffaello Sanzio il premio Istrio alla regia, che si conferma uno dei più prestigiosi riconoscimenti per la scena italiana. In programma a Milano al Teatro Elfo Puccini il 10, 11 e 12 giugno 2017. E ora diamo spazio alla nostra pagina sportiva. Buonasera e benvenuti con questa nuova edizione serale di TR24 Sport. La corsa per la promozione in A2 dell'Olimpia CMC Ravenna è finita con il Palacoste in delirio per il successo ottenuto su Montella nella finale playoff. Le ragazze di Brevilieri raggiungono così la Teodora nel campionato cadetto. Vediamo. Così è ancora più bello. Con una finale combattuta, vinta e persa più e più volte sino all'urlo liberatorio sulla schiacciata di Neriotti, che è valsa all'Olimpia CMC la promozione in A2. Un traguardo che le ravennate si sono guadagnate a suon di vittorie, 6 quelle ottenute su altrettante partite di post-season, compresa l'ultima, quella più sofferta, il 3-2 rifilato a Montella. Una Ravenna che parte alla grande, cavalcando l'onda lunga del blitz di gara 1, per annichilire Montella sotto i colpi di Benazzi e Rossini per il 25-13 del primo parziale. Partita in discesa? Ma anche no. Lacca rialza la testa e si aggiudica in volata il secondo set. Poi Diomede e Mauriello si prendono in proscenio per volare fino al 20-11, che rende inefficace il controbreak di 7-0 firmato da Babbi e compagne. Montella chiude sul 25-21. Si arriva così al quarto set, quello della verità. L'Olimpia non stecca, la reazione delle ragazze di Brevigliere e Corale, e Ravenna impatta sul 2 pari.
Il tiebreak non spezza l'incantesimo, anzi. Rossini e Neriotti sono due sicurezze e Babbi è sempre lucida nei momenti chiave. L'Olimpia la chiude così sul 15-10, scatenando la gioia di un'intera città, ora presente in A2 con ben due squadre. Sempre a meno che in estate non si verifichi la fusione tra Olimpia e Teodora, ma questa è un'altra storia. Passiamo ora al calcio, niente da fare per l'Italia Under 20 di Panico e Vitale. Gli azzurrini si sono dovuti arrendere all'Inghilterra nella semifinale dei mondiali, venendo così eliminati. L'11 di Chico Evani, di cui facevano parte anche i cesenati Vitale e Panico, era passato in vantaggio al terzo grazie a Dorsolini, ma nella ripresa ceduto di schianto incassando prima il pari di Solanke al 65esimo, poi le reti di Lukman al 76esimo e ancora Solanke all'87esimo, che hanno fissato il punteggio sul 3-1. Voltiamo pagina, andiamo nel ciclismo. Da Imola domani partirà il Giro d'Italia Under 23. Una manifestazione che si ripromette di tornare ad essere un appuntamento fisso nel calendario del ciclismo internazionale. Vediamo il servizio. Un Giro d'Italia tutto romagnolo, comunque per la maggior parte romagnolo. Sì, parte dalla Romagna. Avremo tre tappe nella nostra regione. Partiremo da Imola, l'organizzatore è imolese, presidente della nuova Placidi Bubano, Marco Selleri. Siamo partiti da qui perché sono le nostre strade, perché è casa nostra, perché il presidente della nostra regione ha contribuito nel dare il via a questo nuovo Giro d'Italia Under 23. Se ne è sentita la mancanza e dopo 5 anni ritorna, perché il nostro movimento dilettantistico ha assolutamente bisogno di una corsa di tale importanza. Oggi ci sarà anche un ricordo a Glauco Servadei. Che cosa dire ai giovani ricordando questi corridori romagnoli? Sono stati dei grandi, hanno segnato la storia del ciclismo italiano, sono delle nostre terre, a loro sono intitolate strade, velodromi. Sai, hanno fatto delle imprese che ancora oggi ne sentiamo parlare e ne leggiamo nei libri, quindi sono esempi da seguire, perché alla fine comunque anche i giovani che sono proiettati verso il futuro, se non sai da dove arrivi non vai da nessuna parte, e quindi Glauco Servadei è stato uno di quei campioni che ha fatto innamorare il ciclismo, i romagnoli, e ha dato l'esempio a tanti giovani che poi sono diventati dei corridori. Termina qui questa edizione di TR24 Sport. Ricordo che per ulteriori aggiornamenti è disponibile il nostro portale tr24.it. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di serata. E ora spazio al meteo. Buonasera a tutti i telespettatori di Teleromagna TR24 da Andrea Raggini. La giornata di oggi ha visto il ritorno dell'alta pressione nella nostra regione e che ha determinato una bella giornata di sole. Ma anche la giornata di venerdì vedrà cieli sereni su tutta l'Emilia Romagna. Infatti l'alta pressione perdurerà per molti giorni e porterà temperature in graduale aumento, tant'è che tra il fine settimana e l'inizio della nuova settimana torneremo a superare punte di 33-34 gradi su buona parte della nostra regione, ma tra domenica e lunedì potremo superare anche i 35-36 gradi sulle pianure interne. La giornata di domani però sarà relativamente più fresca, soprattutto in mattinata, quando i valori minimi saranno compresi tra 10 e più 16 gradi, i valori massimi saranno compresi tra 25 e più 31 gradi. Ventilazione debole, mare calmo. Per ora è tutto, buona serata da Andrea Raggini. Facciamo un breve riepilogo delle principali notizie di oggi. Ha fatto una cosa atroce. La madre di Youssef Zagba, uno degli attentatori di Londra, racconta di quanto accaduto al figlio. La donna vuole incontrare i giovani della comunità islamica per parlare di pace. Ancora non sa se tornerà a vedere dall'occhio sinistro Jessica Notaro, sfregiata dall'acido lo scorso 10 gennaio. Dopo 3 interventi chirurgici, la giovane è attualmente in attesa di un trapianto di cornea.
Un'importante testimonianza che ha portato in carcere 40 persone parla Adelina, ex prostituta scappata dalla schiavitù. La donna adesso è un'attivista contro la tratta delle schiave del sesso. Presentata questa mattina in comune a Forlì la nuova carta d'identità elettronica, dal 12 giugno sarà possibile avviare la procedura per riceverla. Avrà un costo superiore alla sua versione cartacea. Svelato il programma della Notte Rosa 2017 in una conferenza stampa tenutasi a Milano, tantissimi turisti attesi da tutta Italia per quello che viene definito il capodanno dell'estate. Volley, l'Olimpia CMC Ravenna supera anche in gara 2 Montella nella finale playoff e sale così in A2. La squadra di Brevigliari ha saputo rimontare le campane e superarle in volata al tie break. E anche per oggi è davvero tutto, io vi ringrazio per averci seguito, vi ricordo che potete rivedere i servizi di questo TG sulla nostra pagina teleromagna24.it oppure sulle nostre pagine di Facebook e Twitter. Grazie ancora, buona serata a tutti. Infotech, il partner HP in Romagna. Frigoriferi industriali, soluzioni all'avanguardia nella refrigerazione industriale. SIC, società Italtecnica Cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC è a Cesena in via Olivetti 85, zona industriale Pieve Sestina.